Buongiorno a tutti, grazie per essere qua. Io sono Daniela Superchi, sono specialista per la parte dei patogeni, biomerie. Sono qua col mio collega Giorgio Volponi. Vai. Buongiorno a tutti, io sono Volponi Giorgio e mi occupo come application specialist sul campo di dare supporto ai clienti nelle loro applicazioni di biomerie. Va bene. Siamo felici di essere qua a poter fare questa presentazione. Vi prego di fare tutte le domande, insomma, che vi vengono in mente. Siamo qua per voi. Inizierei da questa slide che è ripresa dalla presentazione che ha fatto il mio collega. E giusto un accenno, Biomerie è un'azienda multinazionale che è presente in 45 paesi nel mondo. Con la sua rete di aziende serve 160 paesi, questi sono i dati di Biomerie, quindi insomma fatturato importante, 13.000 dipendenti, una grossa parte dell'azienda è legata alla ricerca e sviluppo, come potete vedere 14%. Biomerie ha una sede anche in Italia, una sede che sia di produzione, che logistica, che di ricerca e sviluppo. Questa è la nostra sede in Italia, dove, come vi ho detto, appunto, ci sono presenti tutti e tre, insomma, le parti di Biomerie. Nella sede in Italia c'è anche l'organizzazione del cluster Adriatico, Dipartimento di Ricerca e Sviluppo, e nella nostra sede si producono gli strumenti che riguardano l'industria, quindi Vidas, GINAP e Tempo. La sede, giusto per dare qualche dato, è stata creata alla fine dell'anno 1985, ci sono circa 290 persone, ha una superficie di 5.000 metri quadri con una produzione annua di 4.000 strumenti, fatturato di 150 milioni di euro all'anno. La sede è una sede in continuo sviluppo e, scusate, questo è il rendering della nostra nuova sede, siete tutti invitati a venire a Firenze a vedere la produzione. La nostra offerta, Biomerie è un'azienda che lavora nella microbiologia, qua stiamo parlando microbiologia industriale, per cui la nostra offerta è un'offerta che si rivolge alle industrie alimentari, proponendo delle soluzioni pensate per controlli su tutta la filiera di prodotto, dalla materia prima al prodotto finito. La nostra proposta è una proposta che sta sotto un cappello più grosso che quello della diagnostica aumentata. Noi ci stiamo proponendo di darvi delle soluzioni che vi porteranno a vedere la vostra realtà di qualità come una diagnostica aumentata, per cui con un modello che potrà andare anche alla predizione. Le nostre proposte si rivolgono a tutti i segmenti dell'industria alimentare, per cui la produzione primaria, il beverage, il dairy, come si chiama dairy, l'azienda lattiero-casearia, il prodotto finito, attraverso l'expertise dei nostri scienziati, che per cui sviluppano delle soluzioni che in microbiologia, in biologia molecolare, genomica, in tecnologia e scienza dei dati. Le nostre soluzioni si prefiggono di aiutarvi nell'analisi dall'analisi primaria, per cui diciamo analisi microbiologica, fino ad arrivare all'azione che dovete fare per come qualità alimentare, per risolvere i vostri eventuali problemi o per prevenire i vostri eventuali problemi. Tutto questo attraverso appunto la proposta di strumenti che sono in grado di fare questo tipo di analisi. E di scienziati che sono in grado di aiutarvi nella consulenza. In questo momento parleremo delle nostre proposte per i patogeni. Le nostre proposte per i patogeni sono due sostanzialmente.
nostre proposte automatizzate per i patogeni, per cui Vidas e GNAP, una soluzione Vidas, una soluzione storica che è una soluzione immunologica e una soluzione in biologia molecolare. Iniziamo da GNAP. Adesso subito vedrete un video che vi aiuta un po', diciamo, a captare l'attenzione, che è un video che racconta il funzionamento di GNAP. Sì, vediamo questo video dove vengono riassunte quali sono le caratteristiche tecniche del sistema di GNAP. Quindi GNAP è la nostra PCR real time, la nostra soluzione PCR real time per l'identificazione dei patogeni alimentari. La prima fase per ogni ricerca dei patogeni alimentari è appunto la fase di arricchimento, dove Biomerie offre anche una serie di strumenti per automatizzare quella parte. A seconda dei protocolli l'arricchimento può variare da 8 fino a 24 ore e questo permette la crescita anche della singola cellula di microrganismo patogeno presente nel nostro campione. La seconda fase è la fase di lisi, quindi l'estrazione del DNA del nostro microrganismo target che stiamo ricercando. E la soluzione offre un protocollo di lisi unico per qualunque microrganismo che stiamo andando a ricercare, con una tecnologia brevettata da Biomérieux che riduce il rischio di cross-contaminazioni e facilita la praticità da parte dell'operatore, in quanto con un solo passaggio, un'unica pipettata, possiamo procedere a una lisi, che sarà una lisi meccanica, della durata di 5 minuti. Dopo la lisi abbiamo la parte di preparazione della PCR vera e propria, e la caratteristica unica del sistema di GNAP è questi pozzetti, unit dose, dove tutti i reattivi per la PCR sono presenti all'interno del pozzetto e sono già predosati. Questa è la novità che verrà introdotta in breve futuro da parte di Biomérieux, quindi un nuovo pozzetto non sarà più necessario aprire e chiudere la provettina di PCR, ma sarà preforata con l'introduzione del DNA del campione estratto, con un colore univoco per un facile riconoscimento del campione, un colore abbinato ad un patogeno. In un'unica corsa di PCR possiamo ricercare tutti i microrganismi patogeni di nostro interesse, in quanto il protocollo di amplificazione è comune per tutti. Quindi dal pozzetto di lisi trasferiamo 10 microlitri di DNA all'interno del nostro pozzetto di PCR, dove, ricordo, tutti i reagenti sono predosati, una veloce mini centrifuga, dopodiché chiusura col tappino ottico e caricamento della nostra piastra di PCR nel termocirculatore. Qui avviene l'amplificazione del DNA, quindi abbiamo tre livelli di specificità, il primo dati dal primer, quindi primer specifici per ogni target, microrganismo target che ricerchiamo, il secondo dato dalla probe, dalle sonde. GNAP sfrutta una tecnologia FRET, quindi una trasmissione di fluorescenza, di risonanza, di energia di risonanza da una sonda all'altra, e otteniamo le classiche curve di amplificazione e, caratteristica unica, la curva di melting per un terzo livello di specificità. In questo caso vedremo anche un picco di melting con una temperatura specifica caratteristica per ogni microrganismo. Al termine dell'analisi, che è molto veloce, il tempo è leggermente inferiore a un'ora, avremo un segnale di presunto positivo, negativo per i nostri campioni.
Questa è la novità che introdurremo in un breve futuro per un workflow ancora più semplificato di quello che è già quello attuale. Vari parametri disponibili su GNAP, oltre alla ricerca di microrganismi patogeni, abbiamo anche dei kit sviluppati su richieste specifiche e necessità del cliente, ricerca di lieviti, ricerca di spoilage nel settore beverage, ricerca di analisi di Aspergillus nella cannabis, Nutraprex, quindi per il settore nutraceutico. Quindi, riassumendo quali sono le caratteristiche principali della nostra PCR Real Time GNAP, abbiamo quindi una preparazione del campione comune per quanto riguarda la ricerca dei vari microrganismi. In alcuni casi l'arricchimento può essere proprio lo stesso, come nel caso di Escherichia coli, Salmonella e Cronobacter, quindi l'unico arricchimento per la ricerca di più microrganismi patogeni. Protocolli validati per diverse pesate, andiamo dai 25 grammi classici fino ai 350 grammi per prodotti come pet food e cioccolato. Temperature, tempi di incubazione differenti a seconda della matrice, andiamo dalle 8 ore per la carne cruda alle 24 ore per la classica ricerca di Listeria monocytogenes. Una lisi meccanica di 5 minuti, anche questa comune per tutti i patogeni che vogliamo andare a ricercare, in cui andremo a fare una lisi di 20 microlitri del nostro campione, dopodiché il trasferimento dalla lisi, quindi del nostro DNA, nelle pozzette di PCR dove tutti i reagenti sono già predosati in forma liofilizzata, una corsa di circa un'ora e un risultato che sarà positivo da confermare, essendo un metodo alternativo validato, un risultato negativo che è già confermato e quindi permette il rilascio dei prodotti sul mercato, o un eventuale risultato inibito e quindi da ripetere con un protocollo specifico da seguire. La soluzione unica del nostro sistema di lisi, la caratteristica è che non ci sono più sistemi di apertura e chiusura dei pozzetti per la lisi, quindi un annullamento, una riduzione dei rischi di cross-contaminazione, in quanto i pozzetti di lisi sono già perforati con una membrana di silicone che si richiude in automatico una volta estratto il puntale con cui abbiamo immesso la nostra soluzione. Un altro grosso vantaggio è la presenza di un colorante blu che permette un controllo visivo, quindi un controllo visivo da parte dell'operatore durante tutti i passaggi dalla lisi, vedere che la soluzione è presente nel puntale della micropipetta e viene trasferita nel pozzetto di PCR. Pozzetto di PCR è unit dose, quindi la novità che sarà rilanciata. Quindi reagenti pronti, predosati all'uso all'interno di quello, quindi non c'è spreco di reagenti. I pozzetti possono essere utilizzati effettivamente quelli necessari per ogni campione, in quanto se la strip è da 8 si possono tagliare, rompere manualmente e utilizzare alla necessità anche solamente il singolo pozzetto, 2-3 pozzetti o quello che serve. Sistema di chiusura brevettato, un codice colore per ogni parametro, in modo tale che sappiamo che i pozzetti di colore rosso sono per la salmonella, quelli viola sono per la listeria, e non c'è il rischio di confondersi una volta che viene preparata la piastra. Un altro grosso vantaggio è la conservazione a temperatura ambiente. La maggior parte dei nostri kit per la ricerca di patogeni possono essere mantenuti a temperatura ambiente fino a 2 anni, quindi fino a scadenza fondamentalmente. Stessa cosa vale per il kit di lisi, che è temperatura di mantenimento a temperatura refrigerata, ma una volta aperto può essere anche tenuto fino a 3 mesi a temperatura ambiente. L'amplificazione comune per tutti i patogeni, quindi un unico ciclo termico di amplificazione, e ogni pozzetto presenta anche un controllo interno di amplificazione per garantire appunto la bontà dell'amplificazione del risultato, essere certi che la reazione di PCR è avvenuta. GNAP, la chimica che c'è alla base dell'amplificazione che avviene in GNAP è basata sulla tecnologia FRET. Come abbiamo visto nel video, questo permette 3 livelli di specificità.
un primo livello dato dai primer, un secondo livello dato dalle sonde, quindi abbiamo un passaggio di energia di risonanza da una sonda alla, da un fluoroforo presente sulla sonda a un fluoroforo presente sulla seconda sonda, che a sua volta emette un'energia, quindi a una certa lunghezza d'onda, che viene rilevata dallo strumento. Terzo livello di specificità è dato dalla temperatura di melting, quella temperatura a cui il DNA è 50% in doppio filamento e 50% in singolo filamento. Questo è molto specifico, ancora più della, della curva di amplificazione vera e propria, in quanto, come possiamo vedere, anche un piccolo segnale caratteristico della temperatura di melting può essere identificato come campione positivo, anche se non abbiamo la presenza di curve di amplificazione. Quindi questo ci permette una maggiore specificità dell'analisi. Inoltre la caratteristica della temperatura di melting permette anche di identificare il singolo ceppo all'interno della stessa specie. Ad esempio Escherichia coli, le probe identificano tutti gli Escherichia coli O157, mentre la caratteristica dell'H7, quindi dell'antigeni di patogenicità presente in questo microorganismo, è data dalla curva di melting, in quanto possiamo vedere nella slide che cambia di 4 gradi tra la presenza dell'antigeno o meno, perché cambiano le basi nucleotidiche presenti sul DNA target del microorganismo che ricerchiamo. Non dimentichiamo poi la possibilità di utilizzare il sistema GNAP anche per GNAP Typer, di cui il nostro collega ha fatto la presentazione in precedenza, quindi la possibilità di identificare, una volta che il patogeno è stato identificato, vogliamo capire la fonte da dove arriva questo microorganismo, ovvero in base ad un database costruito negli anni capire se questo microorganismo deriva da una materia prima, è un microorganismo classico che magari è presente sulla nostra produzione, quindi possiamo pensare alla presenza magari di un biofilm in produzione. Quindi una volta fatta la classica estrazione di DNA, quindi workflow molto semplice perché è sempre uguale l'estrazione di DNA, avremo un'amplificazione in una strip di PCR dove in ogni pozzetto avremo 3 marker che andremo ad amplificare e andranno praticamente a costituire quello che è una sorta di barcode caratteristico per quello strain, quindi per quel ceppo presente nel nostro campione, nel nostro campione che stiamo andando ad analizzare. Tramite il sistema basato su una modellazione, questo barcode viene inviato a NGS Platform, che ha tutta questa raccolta nel database di questi barcode e ci permette di capire dove questo microorganismo in precedenza è già stato riscontrato a livello mondiale, perché questo database raccoglie tutte le informazioni a livello mondiale, quindi capire se appunto deriva magari da una salmonella identificata su della carne, magari quella salmonella è in NDGS Platform identificata come contaminante nella carne di suina proveniente magari dall'Olanda, ad esempio, e quindi avere uno storico della contaminazione. GNAP poi è una piattaforma aperta, dispone di 2 software, un software per la routine e un software per un open software. Quindi siamo in domanda, fermiamoci un attimo. E queste sono un po' le caratteristiche principali. Se avete qualche domanda possiamo fargli ora. Allora ripasso la parola a Daniela che vi... Se c'è qualche domanda. Quindi, per capire come ci può aiutare GNAP, quelli che sono i benefit, quindi la tecnologia FRET e l'analisi del picco di melting che Giorgio ci ha spiegato, sicuramente aumenta la specificità e grazie a questo è possibile ridurre gli scarti e quindi aumentare la redditività dell'industria, dell'azienda. Sicuramente può aiutare ad avere risultati meno discutibili, per cui prende delle decisioni più consapevoli. La specificità, come vi ha spiegato,
ha una specificità ai massimi livelli e questo aumenta sicuramente la produttività. GINAP è una piattaforma che permette un'analisi molto rapida, perché l'estrazione, l'abbiamo vista, dura 5-10 minuti e l'analisi un'ora. Questa velocità nell'analitica permette sempre una migliore la possibilità di prendere delle decisioni più velocemente, quindi per un'industria può aumentare l'efficienza di produzione, ridurre i costi di fermo merce, aumentare i profitti. E poi una delle caratteristiche importantissime che riguarda anche poi la diagnostica aumentata è la possibilità di avere una connessione, quindi di avere una gestione dei dati automatizzata anche per fare le vostre considerazioni, root analysis. È possibile avere un controllo da remoto, un supporto da remoto, e GINAP rientra in quella che è la diagnostica predittiva. Quindi GINAP, piattaforma PCR, con GINAP è possibile fare l'analisi dei nostri patogeni, per cui per quanto riguarda i campi di nutraceutica, carne, pollame, dairy, ingredientistica e processed food. È possibile analizzare anche gli spoilage, i contaminanti che riguardano il beverage e la cannabis, per esempio, il vino. È possibile, abbiamo una soluzione per i virus, Ceram Tools. Abbiamo una parte della nostra azienda che si occupa di sviluppare delle soluzioni customizzate su GINAP in partnership con le industrie alimentari. Abbiamo il GINAP Typer che Giorgio vi ha spiegato, per cui questo kit che permette la tipizzazione immediata con la PCR. E stiamo sviluppando delle soluzioni per rendere più efficace anche l'estrazione, per automatizzare questa parte, e abbiamo una soluzione che permette di togliere, in quei casi dove le contaminazioni sono contaminazioni degli indicatori di qualità, gli permette di togliere cellule morte. Quindi se non ci sono domande vi invito, GINAP è nel nostro boost, quindi se volete venire a vederlo abbiamo i nostri specialisti che ve lo mostrano, potete venire, il nostro stand M60, proprio qua dietro. Vidas è uno strumento che credo che quasi tutti abbiano in mente, uno strumento che lavora in immunologia con una lettura in fluorescenza, uno strumento automatizzato, semplicissimo da utilizzare. I primi Vidas sono stati prodotti nel 1990, successivamente Vidas ha avuto diversi sviluppi, per cui inizialmente Vidas nell'industria è stato prodotto per la listeria. Solo per la listeria. Successivamente sono stati sviluppati gli altri kit. Vidas Grey è stato sviluppato ulteriormente, è diventato Vidas Blue nel 2004. Successivamente è stato introdotto il Lit & Go, che è uno strumento che permette di rendere l'estrazione, diciamo, più efficiente. Successivamente c'è stato uno step tecnologico importante, perché sono stati introdotti fagi che permettono di aumentare la sensibilità di Vidas, per cui anche di accorciare i tempi. Quindi prima i kit, le analisi duravano 48 ore, ora le proposte analitiche su Vidas durano 24 ore. E adesso siamo arrivati a quello che è il nuovo nato, il nostro Vidas Cube, anche questo presente al Boost, vi invitiamo a vederlo. Caratteristiche tecniche di Vidas Cube. Vediamo un video veloce sul principio con cui funziona Vidas, che quindi funziona in tecnologia ELFA, quindi Enzyme Linked Fluorescent Assay. Partiamo dalla preparazione del campione, quindi campione dove sono presenti l'antigeni, quindi la presenza del microrganismo target che cerchiamo. Questo antigene viene, il campione viene prelevato dal cono su cui sono adesi gli anticorpi.
gli anticorpi si legano al nostro antigene, successivamente un coniugato, quindi un altro anticorpo a cui è legato un'enzima fosfatasi alcalina, si lega al nostro antigene, una serie di passaggi di lavaggio e alla fine, nell'ultimo pozzetto, avviene il legame di una molecola fluorescente con il nostro enzima della fosfatasi alcalina. Questa emissione di fluorescenza viene rilevata dallo strumento per una identificazione della fluorescenza e un risultato positivo per quanto riguarda i test dell'industria, solo qualitativo ma anche quantitativo per quanto riguarda la clinica, perché VIDAS viene utilizzato anche per molte analisi in ambito clinico. Questa che vi ho descritto è il principio base su cui funziona VIDAS, che è il principio con cui è nato VIDAS negli anni 90. La novità che è stata introdotta con il nuovo VIDAS Cube è un nuovo design più compatto, quindi facile da posizionare sul banco, le dimensioni sono solamente di 70 cm, è un design più accattivante, più moderno, con dei LED colorati a seconda della funzionalità che sta avendo VIDAS in quel momento. La soluzione è una soluzione modulare, quindi possiamo partire da un unico modulo cui non è necessario l'utilizzo di un computer, in quanto è dotato di un computer interno, e questo permette di fare fino a 12 test all'ora. Questo può essere aggiunto un secondo modulo a seconda della necessità dei volumi del cliente, senza necessità di un utilizzo di un computer esterno, che dovremo andare ad aggiungere se vogliamo passare fino a 3 moduli. Oltre a 3 moduli possiamo aggiungerne 4, 5 fino ad arrivare a 6 moduli, tutti gestiti da un unico computer esterno per un totale di analisi pari a 72 test in un'ora. Un unico strumento ha due sezioni indipendenti, quindi questa è la caratteristica di tutti i sistemi VIDAS, quindi in una sezione è possibile analizzare un microrganismo patogeno, in un'altra un altro microrganismo patogeno all'occorrenza. Ogni sezione sono 6 posizioni per 12 posizioni totali del sistema. La grossa novità introdotta con VIDAS Cube è la possibilità di programmare un'accensione e uno spegnimento automatico del sistema. Tutte le analisi VIDAS vengono svolte a una temperatura interna dello strumento di 37 gradi. Con questo sistema è possibile, con VIDAS Cube è possibile programmare l'accensione dello strumento con un risparmio di energia nel tempo e anche una riduzione delle emissioni di CO2 nell'arco della giornata. Ulteriore passaggio, ulteriore novità in VIDAS Cube è diciamo, l'aumentata confidenza nei risultati, quindi una maggior qualità dei nostri risultati con l'introduzione di una camera che permette il rilevamento del campione all'interno della barretta, quindi la sicurezza che il campione è stato caricato dall'operatore all'interno della barretta, inoltre una lettura del barcode e della diciamo corrispondenza tra quello che è la barretta e quello che è il cono, in quanto ogni barretta per la ricerca di un microrganismo del nostro target ha un cono specifico che deve essere utilizzato, e questo viene rilevato automaticamente dallo strumento ed eventualmente dato un allarme in caso di risultato non conforme. Altra novità introdotta per una maggior qualità del risultato è l'identificazione di coaguli che possono essere generati in alcuni campioni durante il riscaldamento della barretta, e quindi coagulo che impedisce il corretto pipettaggio, quindi la corretta presa del nostro campione, e quindi è un segnale di allarme che viene dato, così come l'eventuale goccioramento, perdita o presenza di bolle all'interno del nostro campione quando andiamo a fare pipettaggio. Questo permette anche di ridurre le manutenzioni sul sistema e di risparmiare quindi tempo, in quanto non c'è più un'analisi a posteriori della bontà del risultato, ma tutto viene fatto in una fase di pre-analisi. Altra grossa novità è la possibilità di condividere la calibrazione. Possiamo avere fino a 6 moduli, la calibrazione di un saggio, di un kit, viene fatta su un unico modulo, e da questo modulo la calibrazione viene condivisa tra tutti i moduli, quindi con un risparmio dei consumabili per quanto riguarda la necessità di calibrare le nostre analisi. Il software è totalmente nuovo rispetto ai VIDAS precedenti, software molto intuitivo, tutto funziona con un sistema di drag and drop,
quindi possiamo inserire i nostri codici campioni e trascinarli nelle posizioni che corrispondono a quelle che sono le posizioni sul nostro sistema. È un software basato su un'applicazione web, quindi può essere facilmente raggiungibile da qualunque computer connesso alla rete del cliente, ed è possibile utilizzarlo anche da dispositivi mobili, quindi preparare la sessione analitica in ufficio e poi lanciarla una volta caricati i reagenti sul sistema, o visualizzare i risultati anche una volta lontani dal laboratorio con un dispositivo mobile e non più per forza presenti in laboratorio. Manutenzioni ridotte al minimo, c'è una sola manutenzione obbligatoria da fare una volta al mese, fatta dagli operatori del laboratorio o dal cliente, e il vantaggio del software è che segue passo passo la manutenzione, mostrando proprio all'operatore cosa deve fare per fare lui la manutenzione. Quindi è totalmente un nuovo mondo totale di semplicità. Adesso ci sono domande sulle caratteristiche del nuovo Vidas, altrimenti Daniela vi fa vedere quali sono poi i benefici di queste caratteristiche. Benissimo, andiamo a vedere quelli che possono essere i benefit. Quindi GNAP è una soluzione veramente molto semplice da utilizzare, modulabile come abbiamo visto, per cui si adatta a quelle che sono le esigenze dell'industria, che possono cambiare, possono crescere. Questo, come avete visto, il fatto che sia modulabile permette anche di diminuire delle operazioni che devono venire fatte, quindi di condividere la calibrazione, quindi ridurre i costi dell'analisi. Lo strumento è uno strumento programmabile, si può programmare lo spegnimento, quindi abbiamo un risparmio energetico e anche importantissimo di emissione di CO2. Adesso le industrie sono molto attente a questo, come anche biomerie. Già detto, meno manutenzioni, il fatto di tutte queste migliorie che abbiamo fatto con la telecamera e il controllo della pressione porta ad avere meno errori, anche un controllo più accurato chiaramente di ogni passaggio. Tutti i test di Vida sono test validati, anche GNAP validati, AFNOR o AOSI. Vidas adesso è connettibile, quindi connettività molto importante, perché ci permette di accedere al data management e avere anche qua il controllo da remoto. Verso il futuro, tutti i nostri strumenti, scusate, avete domande su Vidas? Beh, vi aspettiamo nel bus. Tutti i nostri strumenti, come ho detto in anticipo, sono strumenti che vogliono entrare in questo progetto della diagnostica aumentata, per cui sono pensati che si possano connettere. Per questo Biomerie ha sviluppato un gestionale da laboratorio, si chiama ConnectUp. ConnectUp è un software che vi permette di automatizzare il flusso dei dati, e questa automatizzazione vi permette di fare delle analisi immediate, di avere le vostre root analysis in real time, vi permette di diminuire l'utilizzo di carta, vi permette di poter gestire veramente il vostro tempo in maniera più efficace. Molto tempo dei tecnici di laboratorio è utilizzato a scrivere fogli su fogli. ConnectUp vorrebbe aiutarvi a evitare questa parte manuale, quindi rendervi più efficaci su quello che è il vero lavoro di laboratorio. ConnectUp è stato sviluppato attraverso la partnership con Labware, che è una piattaforma molto conosciuta di sviluppo dei gestionali. Quindi Labware ha messo la propria conoscenza dei gestionali, noi abbiamo messo la nostra conoscenza dell'industria alimentare. E il futuro è qui, perché, come vi ho detto prima, Biomerie fornisce tutta la soluzione, dal controllo dei nostri prodotti attraverso quelle che sono le nostre soluzioni, quindi GNAP, Vidas, Tempo, abbiamo anche altre soluzioni, ConnectUp che permette di unire tutto. Attraverso ConnectUp è possibile avere accesso a dei software
che permettono il monitoraggio ambientale, delle piattaforme che permettono la consulenza e la formazione, possiamo fare il typing con ConnectUp. Tutto questo può essere analizzato e lavorato attraverso dei consulenti che vi possono aiutare ad analizzare i vostri eventi contaminanti, a fare delle statistiche, a fare delle previsioni. Questo ci aiuta a emettere i nostri certificati. E il futuro qual è? Che attraverso questi dati che riuscite a raccogliere grazie agli strumenti, grazie a ConnectUp, si possa accedere a quello che è un modello di predizione. Adesso io vi inviterei ancora, io ho finito la mia presentazione, vi ringrazio, ma per concludere questa parte della predizione, il nostro collega Guillaume Danquaz vi spiegherà qual è la diagnostica predittiva in 5 minuti. Vi invito a rimanere ancora un attimo. Hi everyone, so Daniela already showed part of the full ecosystem we are developing at Biomérieux. Io vi ho spiegato appunto l'ecosistema di Biomérieux, una parte dell'ecosistema. So today Biomérieux, you know Biomérieux mainly as a lab supplier. It's what we are doing today. We are providing solution to analyze all the sample you have to analyze in your laboratory. Voi conoscete Biomérieux come fornitore di soluzioni per il laboratorio d'analisi, soluzioni per le analisi microbiologiche. And we are moving from this lab supplier to a food safety partner in order to transform all the test results in actionable insights in order to take better and quicker decisions at the production level. Ci stiamo spostando adesso da quelli che sono i controlli alimentari verso la qualità alimentare per potervi dare delle risposte più complete rispetto alla sicurezza alimentare. So before speaking about big data, we need to have the data. So the first step, as Daniela already mentioned, is to digitalize, standardize and to gather all the data first at the lab level, so with ConnectUp. La prima cosa importantissima è quella di lavorare sui dati, quindi come vi ho spiegato prima, la cosa su cui abbiamo lavorato inizialmente è quella di avere la possibilità di raccogliere i dati in modo da poter fare delle statistiche, delle analisi attraverso ConnectUp, appunto. Of course we will connect this ConnectUp to an existing ERP or MES or LIMS in order to break the silo and to gather all the data coming from the production part as well. Certo, noi appunto il nostro ConnectUp lo connettiamo ai nostri sistemi in modo da poter raccogliere tutti i dati e poter lavorare su tutti questi dati. On the other hand, we have also to digitalize the environmental monitoring plan, which is more and more important in your facility. And for that, we have EnviroMap, which is a software to digitalize, and this software will be also connected to ConnectUp and the ERP of the production. Abbiamo sviluppato un software che è EnviroMap, che serve per il monitoraggio ambientale e che si può connettere a ConnectUp, perché questo software deve essere alimentato dai dati di ConnectUp, dai dati che abbiamo raccolto sul campo, e quindi è un altro modo per aiutare la digitalizzazione dei nostri dati. We are also developing new services, new expert services such as e-learning to help to spread one food safety culture around environmental monitoring, and also training and expertise consulting on site to be able to support you on specific area in specific market. Abbiamo un team di scienziati, di consulenti che sono in grado di aiutarvi nella gestione del dato e nella comprensione dei vostri dati, come vi ho detto anche prima. Abbiamo sviluppato dei training che vi aiutano a comprendere i vostri eventi contaminanti, e tutto appunto gestito grazie alla digitalizzazione, grazie a ConnectUp. The second step, as we already spoke a little bit about that, is
root cause analysis, because one of the main issues you have, and when you have a contamination, is to get clear root cause analysis. So to support you, we develop new services. We call it pathogen mapping or spoilage mapping, depending if it's a pathogen or a spoiler. We are combining whole genome sequencing and bioinformatics expertise in order to get clear root cause analysis to answer. Maybe you want me to. Sì, l'altro passaggio che ha fatto Biomerie è quello di lavorare sulla root cause analysis, quindi combinando il sequenziamento, sostanzialmente il typing, con la scienza dei dati attraverso dei consulenti che ci aiutano a fare questo. Sì. And the idea is to answer three main questions. The first one, is it a one strain contamination or multiple strain contamination? For example, if we have a salmonella event, is it a one salmonella or multiple salmonella? How they are moving in your facility? Is it a raw material or is it an environment contamination? And third question, are we facing some biocide resistance, high temperature resistance, thanks to genomics? Questo perché quando abbiamo un evento contaminante persistente è interessante capire da dove viene, per cui se nell'azienda dove è stato trovato, se c'è una correlazione tra i vari eventi che abbiamo trovato. E sì? Okay. No, mi manca un punto. Sì, scusate. So this kind of tool are very powerful because we can go very deeper in the understanding, but it takes time. We need 3 or 4 weeks to have all the results. That's why we are also developing in parallel GenapTyper. So it's a very easy to use tool. You can run on your routine GenApp and you will be able in 1 hour to be able to answer this question. And I'm sure that you already had this question. I have 2 salmonella, one coming from a raw material, one coming from my finished product. Is it the same or not? So the question, you can have the answer thanks to GenapTyper in 1 hour. Grazie al GenapTyper noi possiamo immediatamente fare questo tipo di correlazione, perché GenApp ci permette in real time di vedere, di fare l'analisi, la tipizzazione dei nostri eventi contaminanti, permettendo di capire se sono gli stessi oppure se hanno una familiarità, perché questo fa il mapping, anche capire se un evento è derivato da un altro evento, per cui che storia ha avuto il microorganismo. All this information coming from all those different analyses, we will be able to access through a web application, an NGS platform, and this platform will allow you to manage all the historical data from a typing method, from sequencing, but also from GenapTyper, in order to make some trends, look at some different cluster you had in the past. So you will be autonomous to manage all the data. Noi ci Biomerie si interfaccia con questa piattaforma NGS, dove è possibile caricare sia i dati che avete eventualmente prodotto con GenApp, quindi il typing fatto immediatamente, che i dati storici. Se voi in azienda avete già fatto del sequenziamento, tutto può essere messo all'interno di NGS platform e si possono fare delle root analysis e degli studi rispetto a tutti i dati. And all those data will be pushed back to EnviroMap, because thanks to EnviroMap, if you remember, it's the environmental monitoring management software, we have the possibility to upload the blueprint of the factory and we'll be able to have visibility on the different contamination events in order to make the link, and also in a very simple way to explain to production people, site management, what is microbiology, because sometimes it's not always easy to get clear visibility. Tutti i dati possono essere messi in EnviroMap, che è il nostro software di monitoraggio ambientale. EnviroMap ha la mappa della vostra industria, per cui possono essere visualizzati tutti gli eventi contaminanti eventualmente in real time, e questo può facilitare anche le persone di laboratorio della qualità, possono essere facilitate a spiegare come funziona la microbiologia in un'industria a il responsabile di produzione o il direttore di produzione.
And of course, because you are not 100% internal, the idea is also to gather all the data coming from external lab and internal lab through EnviroMap. So if you are working with Meritree Science, it will be easier because we have a partnership with them regarding EnviroMap. In order to be able in the future, when we will, and we already started to work on a specific algorithm to analyze all the data and to transform those data into actionable insight in order to take better and quicker decision at the production level. È possibile anche in EnviroMap inserire i dati dai laboratori esterni? È possibile anche che i laboratori esterni inseriscano i dati in EnviroMap, per esempio con Meritree NutriScience, che è il nostro partner per lo sviluppo di questo software? Tutto questo permette con maggiore efficienza, perché sappiamo che tutte le industrie alimentari anche esternalizzano questo tipo di analisi, quindi questo ci permette di raccogliere ancora più dati che possono aiutarci a fare ad avere uno studio più efficace dei nostri eventi contaminanti, come un root analysis, tipo di appunto studio di analisi dell'evento. So that's what augmented diagnostics is all about. This is a full suite of different solutions in order to connect the dots in the industry 4.0 transformation. And if you want to have more details, especially on Genotyper, the tool we are providing for root cause analysis and for typing, you can come on the booth and discuss with the expert to have more details on the solution. Questa è la diagnostica aumentata che propone Biomerie. Quindi abbiamo voluto farvi vedere l'ecosistema, come abbiamo pensato di inserire i nostri strumenti in questa ombrello della diagnostica aumentata. Se volete avere delle informazioni, soprattutto anche del Typer, che è il nostro nuovo prodotto, vi invitiamo caldamente a venire al nostro stand o a lasciarci anche i vostri dati, vi ricontatteremo, possiamo venire anche da voi, potete venire in azienda, insomma, a chiederci.